È partita qui, eh? Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale. Allora, abbiamo fatto i nostri centrifugati, ci siamo sgargarozzati i nostri litri di centrifugati? Sì, la risposta è sì, benissimo, beccatevi il mio video con tutte le idee per riutilizzare appunto gli scarti che restano nella centrifuga. Mi avete scritto anche che voi belle polastre le mie ci fate i biscotti, quindi qua sotto nei commenti fatemi sapere la vostra ricetta per farli. Potete farci anche i cracker, che io l'ho fatti l'anno scorso, sia con i residui diciamo dolci, quindi della frutta, o quelli appunto della verdura. Quindi scambiamoci un pochettino di idee, queste sono le mie, un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao! Allora, eccoci ragazzi, la prima ricettuzza che voglio farvi vedere con i residui della centrifuga, eccoli qui, che poi sono spinacio, carota, sedano, ci ho messo anche un pochettino d'arancia, quindi c'è un po' di tutto davvero. Vado ad aggiungere l'olio, il sale, l'aglio in polvere un bel po', un po' di pepe, ci ho messo anche un po' di peperoncino e vado a mescolare, che andiamo a fare praticamente mono porzioni di soffritto, ragazzi. Ebbene sì, allora vedete, queste sono le vaschette del mio ingegnere disgraziato che ho lavato per bene. Vado a mettere tutti i residui che ho ben condito, come avete visto, all'interno appunto di queste scatoline, e vengono fuori degli ovetti già fatti a mono porzioni per fare i sughetti, ragazzi. Voi direte: Anto, ma con l'arancia, uno spettacolo. Ovvio, magari all'inizio utilizzate esclusivamente quelli di verdura e poi dopo magari provate anche altri sapori, e l'arancia, ragazzi, vedrete più avanti, ci sta perfetta. Allora, vedete, l'ho messo in freezer, semplicemente vado a schiacciare il culetto per prendere il mio ovetto mono porzione, quello è la quantità giusta per fare il sughetto. Metto in padella, ok, con un goccino di olio, vado a mettere il sughetto con un po' di acqua e poi lascio cuocere. Una cosa, ragazzi, spettacolare, viene super denso, vedete, proprio super super denso, perché è pieno di verdurine ed è spettacolare, proprio perché ha mille sapori, perché dentro ci abbiamo messo gli spinaci, la carota, il sedano. Harry ha detto: amore, ma non c'è l'aglio, non c'è la cipolla ed è più buono dei sughi normali. Effettivamente è proprio così, ragazzi, perché è pieno di sapori, è un mix davvero meraviglioso e poi è super super denso, come avete visto. Ok, quindi vado a mettere un qualsiasi tipo di pasta, io ho messo la mezza manica e la cenetta è super pronta. Allora, qui ragazzi abbiamo di fronte una meraviglia. Allora, l'Anto con i residui della centrifuga ci fa anche i mini burger. Ovviamente mi sono persa le riprese, oppure ero convinta di aver messo play ma non ho registrato alla fine. Io ci ho messo anche un pochettino di verdura, quindi ho aggiunto, oltre appunto ai residui della centrifuga, una patatina schiacciata, oppure potete metterci il cavolfiore una volta l'avete lessato, o anche la carotina, insomma quelle verdure che una volta lessate diventano cremose, perché altrimenti sono troppo troppo asciutti. Ok, quindi andate a mescolare appunto la vostra verdura con un paio di cucchiai di questi residui, mettete in forno, fate asciugare e poi guardate che meraviglia, con un po' di crema allo yogurt, un po' di sesamo, un'insalatina, magari utilizzate il cavolfiore se mettete la patata. Poi ci ho aggiunto anche l'hummus di ceci, una super cenetta deliziosa con gli avanzi ovviamente della centrifuga. Oh, e invece qui abbiamo una ricettina con gli avanzi della frutta, ovviamente. Ok, allora ho fatto una pastella semplice semplice, ci ho messo anche un pizzichino di lievito e poi, come state vedendo, ho aggiunto un paio di cucchiai di residuo appunto della, però per quanto riguarda la frutta, che viene più buono ovviamente. E poi, una volta che ho mescolato il tutto, vado magari a dolcificare con l'acero, con l'agave, con quello che vedete. Poi guardate un po' che attrezzino meraviglioso che ho trovato, vado a mettere un cucchiaio e mezzo di impasto, ok, che deve essere piuttosto denso, e lo vado a mettere appunto dentro queste sorta di formina dove escono queste frittatelle piccoline, frittelle, chiamiamole come ci pare, e vedete che sotto, come inizia a diventare dorato, vuol dire che sono pronte per essere girate, e voilà, vedete, rimangono attaccate, quindi si girano in un secondo e poi semplicemente con il dito tac tac si staccano e vengono fuori appunto queste frittelle meravigliose, dove all'interno possiamo metterci anche di tutto, anche la cioccolata, non solo i residui della centrifuga. Diciamo che questa ovviamente è un'idea,
e poi porto a tavola con un pochino di zucchero a velo e lacero. È uno spettacolo, ragazzi, considerando appunto che queste ricettuzze le abbiamo fatte con i residui della centrifuga, quindi veramente una meraviglia. E io, come al solito, vi do un bacione grande grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!